Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il telegiornale del mattino di Speciale News. In apertura il tema sicurezza a Cerignola nel Foggiano. Un consiglio comunale molto atteso, quello che si è svolto giovedì sul tema della sicurezza dopo la colata di mercoledì organizzata dalla Confcommercio, dai titolari degli esercizi commerciali, dalle organizzazioni sindacali ed associazioni. Tutti i protagonisti si sono ritrovati in aula per affrontare il tutto, compresa la petizione con oltre 1500 firme che poi è stata approvata. Il dibattito si è svolto in un clima abbastanza sereno, senza alcuna tensione, e la petizione è stata approvata con un voto unanime, con la consapevolezza che tutto non finisca nel dimenticatoio troppo presto. La campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco nella cittadina foggiana di Cerignola ha prodotto ancora delle novità. Innanzitutto da parte di Giuliana Colucci, la dirigente del liceo classico Zingarelli, dopo aver appreso la notizia che Paolo Vitullo sarà il candidato sindaco, con il benestare del commissario provinciale Vitali, ha detto che questa decisione sa di vecchia politica e che comunque prosegue nella sua condizione di poter operare per un progetto che sia condivisibile da tutti i cittadini e cittadine di Cerignola. Si è fatto vivo anche il sindaco attuale Antonio Giannatempo, che ha disconosciuto questa condizione del commissario azzurro e ha detto di essere a fianco della dirigente scolastica. In chiusura lo sport, il calcio, l'Audace Cerignola approda alla finale di Coppa Puglia. La formazione giallazzurra guidata da Massimo Gallo ha vinto il gironcino di semifinale della Coppa Puglia Dilettanti, battendo in trasferta il Pez per 1-0, grazie alla rete segnata al 42esimo minuto del primo tempo da Di Pasquale, dopo una prima fase di gioco abbastanza tesa e anche con un infortunio nelle file della formazione ofantina. Con questo successo, come abbiamo detto, l'Audace vince il suo girone ed affronterà in semifinale il Delfini Massafra. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle 13:30 con Sport Report, il TG dello Sport. A tutti l'augurio di una buona giornata.